The Emoji Movie è, secondo molti, il peggior film d'animazione mai realizzato. Il peggiore. Ma questo lo sapete già, è a prova di idiota. Quello che non sapete, e che ve lo farà odiare ancora di più, è la storia di come è stato fatto. Tutto inizia alla DreamWorks. Era un periodo difficile, Mr. Peabody Sherman e i Pinguini di Madagascar non erano stati il successo che speravano, erano stati due flop al botteghino. Così, Jeffrey Katzenberg, il capo, capì che la DreamWorks aveva bisogno di cambiamenti. In molti se ne andarono, Jeffrey Katzenberg pure. E a capo di tutto arrivò Anthony Leondis. Era un vecchio animatore della Disney che aveva lavorato anche al Principe d'Egitto e a Eldorado. E ora stava lavorando a Boo, un film DreamWorks che era stato cancellato. Ora, Anthony doveva salvare il culo alla DreamWorks. Come si può salvare la DreamWorks da una crisi del genere? Serve un solo film, ma deve essere un film così ottimo, ma così straordinario, come... come Toy Story. Così Anthony Leondis ebbe l'idea. Cito testualmente la barbagianata che ha sparato. Le emoji sono i nuovi giocattoli. È con loro che i bambini giocano nel XXI secolo. Signore e signori, Anthony Leondis, 2017. Chi mai potrebbe avere un'idea tanto stupida? Vabbè, ok, ha avuto una pessima idea, ma non gliela lasceranno fare, no? E infatti il resto della DreamWorks disse di no. Ma alla fine il film è uscito. Quindi che è successo? Tutto ha inizio con nostro signore, il dittatore più amato al mondo, Kim Jong-un. Di sicuro sapete che in Corea Kim Jong-un è un dittatore come pochi. Pensate che nelle scuole coreane viene insegnato che Kim Jong-un ha gli unicorni, che quando piange inizia a piovere, che non va in bagno perché non ne ha bisogno. Insomma, non mi credete? Controllate! E che c'entra tutto questo con il film delle emoji? Beh, casualmente, la Sony Pictures stava lavorando a The Interview, un film che parlava di uccidere Kim Jong-un. Il 24 novembre 2014, un gruppo di hacker entrò negli archivi personali della Sony. Sì, e pubblicò le loro sceneggiature, le informazioni private dei lavoratori, rivelò alcuni oscuri segreti di produzione e fece perdere fiducia nell'azienda. Cancellò tutti i suoi dati dai computer con un malware potentissimo e minacciarono un attacco terroristico se la Sony avesse pubblicato il film The Interview. Cioè, wow! Beh, la Sony lo pubblicò e poi finì nella cacca. Tutti i capi della Sony persero il lavoro e la nuova presidentessa della Sony Pictures Animation fu Christine Belson, ex lavoratrice di DreamWorks. Si trovò a capo di un gruppo di disperati e, beh, un campo di battaglia vuoto, terra bruciata. La Sony era uscita completamente distrutta dall'attacco hacker. Christine decise di cancellare tutti i film in produzione, anche se erano quasi finiti, fra cui un film su Medusa e Braccio di Ferro, il film, che doveva essere magnifico, con Genndy Tartakovsky a capo del progetto, cioè, voi non avete idea. E così Christine cercò nuovi film da fare. E chi trovò? Il film delle emoji! Che però era al centro dell'interesse di Paramount, Warner e DreamWorks. Ma fu la Sony a prendere i diritti. E tutta fiera, gongolandosi bella bella, nel 2016 annunciò che sarebbe uscito un intero film sulle emoji. Internet esplose. Tutti odiavano il film. Ne fecero un meme, reaction al trailer, e ogni nuovo annuncio veniva insultato. E i trailer avevano più non mi piace che mi piace. Credevano che sarebbe stato un successone. Volevano farne una serie di sequel. Dovevano fare una saga di questa roba. Dopo tutti gli insulti ricevuti via internet, la Sony vietò ai recensori di pubblicare le loro recensioni. Sì, potevano pubblicare le loro recensioni solo dopo l'uscita del film. E che cosa hanno realizzato? Com'è il film? Sorpresa! Un disastro totale! Il film è una scopiazzatura di The Lego Movie, Inside Out e Ralph spacca tutto. Ma fa cagare! E infatti, sebbene la grafica funzioni, la trama
Allora, il film inizia con un narratore che ci parla di quanto noi giovani siamo dipendenti dal cellulare, incapaci di incontrare persone dal vivo e comunichiamo solo tramite emoji. Chi ha scritto questo film? Un cinquantenne su Facebook? Beh, effettivamente sì. Ecco il mondo come lo descrive il film. Noi giovani non parliamo mai dal vivo. Il ragazzino protagonista, per parlare con i suoi amici, usa le email. Le email per chiacchierare. E questo ragazzino ha un'app. Un'app sul cellulare chiamata pirateria. Perché la pirateria, ovviamente, è un'app. Non è un'azione compiuta da persone reali. No, è sull'App Store, scaricatela! E che c'è nell'app pirateria? Il cavallo di Troia. Questo bambino ha un Trojan Horse nel cellulare. È tipo il malware più pericoloso della vita. Che diamine deve fare, lanciare missili in Corea? E chi altro c'è nella pirateria? I troll. Che non solo non somigliano al meme, ma non sono nemmeno persone reali. Anzi, possono essere buttate nel cestino, sai, no? Come file. E suppongo dovrebbero centrare con la pirateria, no? È come se Anthony Leondis non avesse mai visto uno smartphone in vita sua. Ma soprattutto quel ragazzino. Quel ragazzino è uno stereotipo, è un luogo comune unico, ogni cosa che fa è un insulto. Ma soprattutto, che giochi ha sul cellulare? A Candy Crush Saga. Perché nel 2017 è a questo che giocano i giovani? A Candy Crush Saga! No, non sono i quarantenni senza una vita a giocarci, ma i ragazzini. Nel 2017, un anno dopo Pokémon Go. E a che altro gioca il ragazzino? A Just Dance. Cioè, io credevo che dopo il 2009 fossero falliti. E io, millennial, devo guardare un film che mi insegna che il ragazzino medio americano gioca Just Dance sul cellulare. Ma i ragazzini di oggi nemmeno sanno cosa sia Just Dance. Che poi gioca a Candy Crush Saga, Just Dance, poi su Spotify ascolta Shakira. Tesoro, come minimo su quel cellulare c'è anche l'app di RuPaul Drag Race, molla la ragazzina e scaricati Grindr. Allora, di che parla questo disastro di 90 minuti? Di un emoji. Un emoji che non riesce ad avere l'espressione facciale giusta. E così tutti la vogliono eliminare. Perché se il ragazzino la dovesse vedere, potrebbe decidere di resettare il telefono. Bene. Il protagonista è un ba. E i suoi genitori... Aspetta. Questo emoji ha dei genitori. Sì. Perché? E perché le altre faccine tipo smile invece non hanno figli? Perché c'erano due emoji uguali? Quindi possono essere sostituite. Esistono più esemplari della stessa emoji. Ma questo non risolveva tutti i problemi del film dall'inizio. Ma soprattutto, se in questo mondo le emoji sono vive, perché gli sticker non lo sono? Va bene, torniamo ai genitori. Genitori che, tra l'altro, in una scena sono severi, in una comprensivi, in una lavorano col figlio, in una no, in una sono delusi, in una no. Decidete una trama, diamine! Anthony voleva fare il nuovo Toy Story? Bene. I giocattoli non hanno genitori, perché vengono fatti in fabbrica! Con una catena di montaggio, i bambini lo sanno! E infatti i giocattoli non invecchiano, perché le emoji invece no? Calmo. Calmati. Solo perché non sembra avere un senso, non significa che non lo si possa trovare. Smettiamo di farci domande sulla natura delle emoji, andiamo avanti. Allora, questo film vuole essere umoristico. E per questo motivo ci sono tante battute divertenti sulla cacca. Perché dire cacca fa ridere! E vi assicuro che dopo 2,5 battute sulla cacca, vi siete già stufate di questo film. E in questo film, di battute sulla cacca, ce ne sono davvero tante! Allora, la faccina Ba, per correggere il suo difetto, decide di contattare un hacker. Che non è assolutamente copiata da Lego Movie, non ha assolutamente la stessa trama, giusto con un pizzico di Vanellope. Cavolo, se continuo a fermarmi non finiamo più. Allora, questa emoji vuole risolvere il suo difetto e quindi contatta un hacker. Questa hacker risponde dicendo che l'unico modo per risolvere questo terribile bug dell'emoji con la faccina sbagliata è Dropbox. Perché Dropbox?
Che c'entra Dropbox con gli hacker? Che c'entra Dropbox con le skin delle emoji? Che c'entra Dropbox con questo film? Ora, il ragazzino proprietario di questo cellulare finora non si era accorto di niente. Ma i protagonisti, attraversando il telefono per raggiungere Dropbox, attivano applicazioni come Just Dance, Spotify, Candy Crush, tutte applicazioni con musica, insomma. Che infatti parte in momenti imbarazzanti, perché questo fa ridere. Fortunatamente basta mettere la vibrazione. Metti la vibrazione. Metti quella diamine di vibrazione. Leva dalle palle l'audio, ma lo sapete come funziona un cellulare? Chi mai nella vita ha tenuto il cellulare in classe, sul banco al massimo del volume? Usa il silenzioso! Oh, ma non siamo arrivati alla ciliegina di melma su questo cumulo di letame. La ragazzina hacker, in realtà, è la principessa. Originale! E perché finge di essere un hacker e non una principessa? Perché non le piace essere un emoji? Perché vuole vivere da un'altra parte? Perché non si sente apprezzata? No! Perché, come dice lei nel film, nel mondo delle emoji una femmina può essere solo una sposa o una principessa. Peccato che esistano altre emoji femmina. Il medico, la nonna, la poliziotta, la maestra, Smile, la mamma del protagonista. Ma Cristo magico, era così difficile essere coerenti? E poi la morale, santo Dio, la morale! Che significa essere il numero uno se non ci sono altri numeri? La ripetono per tutto il film! Tu stai insegnando ai tuoi figli che essere il numero uno è bello perché ci sono tutti gli altri che fanno schifo! Vi prego, cancellate questo film! E quando l'emoji protagonista sta per essere cancellata finalmente perché non deve esistere, perché la faccia sbagliata, i genitori arrivano in tempo per salvare il nostro eroe. Come diamine facevano a sapere che fosse lì? Cioè loro per tutto il film hanno vagato per il telefono a farsi cazzi loro. E adesso... Come sapevano che cosa stesse succedendo se non c'erano? Ora, il ragazzino va a resettare il telefono. Perfetto. Aspetta, ma quello non è un reset, quello è distruggere il telefono. Perché il reset dovrebbe cancellare la tastiera? Guardate che il reset cancella foto, messaggi, non cancella le funzionalità base del cellulare. Perché diamine dovrebbe cancellare le emoji? Ma fortunatamente le emoji hanno un piano. Hanno un piano. E il piano per salvarsi da un reset già iniziato è... Signore e signori, rullo di tamburi, spedire un emoji alla ragazza. Perché? Ma è logico! Perché se la ragazza riceve un emoji da parte del ragazzo, la ragazza si innamora di lui! E glielo dice all'istante, perché sai, ha appena ricevuto un emoji, quindi... Se lei si innamora di lui, allora lui stacca il cellulare dal reset! Sai no, stai resettando il cellulare perché non funziona, ma lei si innamora e allora non lo resetti più! Ma quando avete scritto sta cretinata non c'era uno in un angolino dell'ufficio che abbia detto sottovoce che non aveva senso? Perché lei dovrebbe innamorarsi? Perché mandare un emoji e non un testo? Perché questo dovrebbe salvarli dal reset? Perché se il ragazzino annulla il reset ricompare magicamente tutto quello che era stato cancellato? Ah, ma il ragazzino salva il telefono perché si vuole conservare le emoji. Fatela rimandare! Momento serio, ragazzi. In questa scena c'è tempo per mandare una sola emoji. Va bene, chiacchieriamo! No, è questo che si fa se non hai tempo! Se poi c'era il tempo di chiacchierare, effettivamente, per quale motivo c'era tempo per una sola emoji? Ma soprattutto, se tutti volevano cancellare Ba, perché Ba non deve esistere, perché ora tutti cambiano idea? Cioè, lo fanno letteralmente a caso. Una vita che Smile comanda e smettono di ascoltarla senza che sia successo nulla, semplicemente, boh, cambiano idea su tutto. Che poi, le emoji sono disperate perché il protagonista cambia espressione quando pure loro lo fanno. Il protagonista, che salva High Five come se fosse il suo migliore amico, beh, lo conosce da un'ora e sono insieme per sbaglio e parla pure di intensità di rapporti e amicizia sincera, ma che... Il film poi che si mette in pausa per fare un tutorial per insegnarci a giocare a Candy Crush.
Questo film è un terribile errore. Pessime battute, pessime intenzioni, pessima sceneggiatura. Mi dispiace tantissimo per la fatica di tanti animatori per salvare una grande casa gestita da gente che credeva che questa fosse anche solo un'idea decente. Un film basato su luoghi comuni, un cinepanettone con le emoji, una barzelletta raccontata male, un prodotto mal confezionato. Niente poetica, solo un film per lamentarsi e cercare di guadagnare sul merchandising. Certe cose cambiano in fretta, gente. Non puoi pensare di fare un film che prima di finire sarà già troppo vecchio e fuori luogo. Non puoi puntare a Toy Story e dare per scontato di avere successo. Non puoi iniziare un film insultando lo spettatore ed esprimendo solo decine di lati negativi su una tecnologia che purtroppo neanche conosci e non hai capito. Cioè, è come se anziché chiamare un paleontologo per fare Jurassic Park, avessero dato retta a un bambino di 6 anni con i giocattoli di gomma. Un adulto poco pratico con i cellulari è l'ultima persona che dovrebbe fare un film sui cellulari. E soprattutto sui giovani d'oggi. Questo film è tremendo. È terrificante. E vorrei tanto avere un lungo elenco di difetti dove guarda qui c'è un buco di sceneggiatura, questo invece non funziona, questi personaggi sono insulsi, ma non ce l'ho. E non è che non ce l'ho perché il film non ha questi difetti, ma perché son così tanti e così insulsi. Farei un elenco lunghissimo di difettini noiosi che si possono notare sullo sfondo giusto per dire che il film è fatto male. È terrificante. E soprattutto è terrificante pensare che abbiano cancellato un sacco di progetti per questo. Che abbiano cancellato quel bellissimo film su Braccio di Ferro per questo. Che abbiano rinunciato a Genndy Tartakovsky per questo. Che abbiano... Cioè, tutta la storia di questo film è qualcosa di terrificante. Ehi, ma che ne è stato di tutta questa storia? Com'è finita? Che ne è stato di Anthony Leondis? Che cosa è successo dopo questo film? Che cosa è cambiato? Beh, Anthony Leondis è tuttora convinto di aver fatto un grandissimo capolavoro e sta già lavorando al suo nuovissimo film Al passo coi tempi, il film sui fidget spinner.